Skyscanner dà il primato alla città di Sulmona per le località italiane da visitare in inverno. La patria di Ovidio si piazza al comando della classifica generale che conta 15 città più belle. Dietro a Sulmona Skyscanner inserisce Torino, Madonna di Campiglio, Spoleto, Ascoli Piceno, Trento, Bologna, Cagliari, Aosta, Sutri, Alba, Pesco Costanzo, Salso Maggiore Terme, Limone sul Garda, Verona. Patria del celebre poeta latino Ovidio, questa è una città che vi innamorerà a prima vista grazie a un centro storico suggestivo, fanno notare da Skyscanner, intricato di viuzze e costellato di palazzi storici, di chiese bellissime fuori e dentro. L'atmosfera invernale vi farà scoprire la faccia meno nota della città, della giostra cavalleresca e della Madonna che scappa. Camminare lungo il corso nella piazza bellissima, incastonata come una gemma tra le arcate dell'elegante acquedotto medievale, vi scalderà il cuore anche in pieno inverno. Specie se farete in modo di essere in strada all'ora del tramonto, stretti alla vostra dolce metà, o prima di cena, quando i profumi dell'ottima cucina regionale iniziano a sollecitare il palato. Un riconoscimento prestigioso per il capoluogo peligno che deve spingere però tanto le istituzioni quanto gli operatori del settore turistico a una profonda riflessione. Se Sulmona è la città più bella da visitare in inverno, che cosa si offre ai turisti? Una domanda che molti si sono posti a Capodanno quando i negozi erano chiusi ed iniziative per brindare al 2018 ce ne sono state davvero poche. Se stessa non ha altro in questo momento da offrire. E c'è anche il rammarico che una buona parte delle strutture più importanti, più belle artisticamente della città, siano ancora transennate o comunque presentano degli ostacoli che indubbiamente le deturpano. Non ci sorprende questa classifica che ci è stata attribuita, perché già l'anno scorso altre autorevoli testate ci avevano data una grossa rilevanza. Beh, le bellezze naturali ci sono, Sulmona stessa e i dintorni sono spettacolari, però io non sarei pessimista, io penso che sia tutto bello e che i turisti devono venire. Quelle piccole cose correttive che dobbiamo fare, le dobbiamo fare noi cittadini di Sulmona e non aspettare che vengano dall'alto. Però penso si può fare un po' di più attrezzato. Più attrazioni, più cose anche nel periodo natalizio, insomma, questo è un po' morta.